Uno sguardo al cronometro, fischietto in bocca. Gira la palla e la partita inizia. Elvia Recina e Santa Maria Apparente è ufficialmente iniziata. I locali manovrano il primo pallone con il numero 4 Gianfelici che si appoggia subito a Lombi. Duettano molto bene i due. Il pallone poi per Dancipski. Dancipski, la conclusione fuori misura, ma il primo squillo del match è di marca arancionera. Dancipski spaventa Francinelli al settimo del primo tempo. Ancora Pieroni, prova la conclusione, traversa da parte di Pieroni che stava per trovare un gol da cineteca, un lampo da parte del numero 8 ospite che ha provato la conclusione dalla distanza. Ha spazio per avanzare Laconi di prima, la conclusione poi da parte di Appignanesi, azione perfettamente imbastita dai locali che sfiorano il vantaggio con il giovane Appignanesi. Va a fare a sportellata, vince il duello Dancipski, Francinelli, risposta decisa dell'estremo difensore del Santa Maria Apparente. Recupera bene l'Elvia Recina. Laconi servito, ancora Laconi, c'è Dancipski libero, Dancipski ha una prateria, Dancipski, Francinelli, che parata! Nega la gioia del gol a Dancipski che era già pronto per esultare. Pressato Reucci, Dancipski, il tiro, Francinelli in due tempi. Palla morbida verso Appignanesi che è bravo poi a recuperare il pallone. Ancora Appignanesi, cerca un guizzo, Francinelli si allunga, attenzione poi a Laconi. Laconi, azione insistita dell'Elvia Recina, libera male il Santa Maria Apparente e il numero 9 arancio-nero ne approfitta. Si sblocca dunque il parziale qui al Gironella, Elvia Recina 1, Santa Maria Apparente 0. La firma è di Laconi. Principi, il filtrante per Appignanesi che è scattato in posizione regolare. Appignanesi, Appignanesi, miracolo di Francinelli, grandissimo intervento dell'estremo difensore civitanovese che nega il raddoppio ai locali. Spera che venga notata, ma attenzione perché Appignanesi coordina per il tiro, Francinelli. Pieroni ed un altro a comporla, Dancipski a giro, pallone che colpisce il palo, incredibile. Laconi, poi c'è un colpo di testa, allontana Bartolini, entra in area, defilato Capodaglio, c'è un contatto, calcio di rigore, calcio di rigore da parte del Santa Maria Apparente. Le proteste plateali da parte della formazione di casa. Fischia direttore di gara, parte Biagiola, Ascensi para, attenzione poi a Garofalo, ancora Ascensi, straordinario Ascensi. L'Elvia Recina rimane sull'1-0. Ben ritrovati gentili telespettatori e telespettatrici per il secondo tempo tra Elvia Recina e Santa Maria Apparente. Si riparte dal punteggio di 1-0 a favore dei locali, ha sbloccato al 33esimo Laconi. Fischia in questo momento il direttore di gara. Ricordiamo che la formazione ospite al 43esimo si è vista negare la gioia del pari grazie ad un grande intervento di Ascensi che ha neutralizzato il penalty di Biagiola. Sguardo al centro dell'area, l'Elvia Recina si dispone, cross al centro, allontana la retroguardia ospite, si alza un campanile, Laconi rimette il pallone al centro, Francinelli, miracolo, si salva
la formazione civitanovese, attenzione però all'Elvia Recina che continua a spingere palla ancora a centro area, c'è un intervento scomposto, Santa Maria Apparente un po' sbilanciata l'Elvia Recina, Biaciola va verso la porta, si supera Scienzi, Biaciola ha provato il tiro alla lunghissima distanza, Ascensi ancora disposto con un intervento superlativo, Caporaio mette giù il pallone, limite dell'area, Caporaio attende l'arrivo del compagno, il tiro di Postacchini che fa correre un brivido lungo la schiena dei tifosi arancioneri, viene avanti l'Elvia Recina, la conclusione, Francinelli ci mette una pezza, ma attenzione a Tomassini che tiene viva l'azione, ancora Tomassini, pallone che non viene ribadito in rete da nessuno, Giunchi per Romitelli, può fuori misura il passaggio, patatrac della difesa del Santa Maria Apparente, un assist per Gattari che ribadisce in rete, Elvia Recina 2, Santa Maria Apparente 0, svarione difensivo fatale per gli ospiti che subiscono la seconda rete sul finale di gara. Gattari appoggia alle spalle di Francinelli per il più facile dei gol e dunque l'Elvia Recina mette fieno in cascina in vista anche della sfida di ritorno, un punteggio importante questo di 2-0 sugli ospiti che saranno chiamati ad una seria rimonta nella sfida di ritorno che si giocherà a Santa Maria Apparente. E qui arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro, il primo round di questi sedicesimi di finale della Coppa Marche di seconda categoria va all'Elvia Recina che si impone per 2-0 sul Santa Maria Apparente, un gol per tempo al 33esimo apre le marcature Laconi, al 95esimo chiude Gattari. Prima di salutarci ringraziamo la preziosa collaborazione tecnica di Fotosì, studio fotografico Isidori di Villa Potenza, un ringraziamento anche all'operatore Mirko Isidori che in questa serata ha curato le riprese insieme a Stefano Ruffini. Dalla voce di Cristiano Lambertucci è tutto, vi salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Mister Corvatta va all'Elvia Recina questa sfida di andata dei sedicesimi della Coppa Marche, avete affrontato la capolista del girone E, un'ottima squadra come il Santa Maria Apparente, spoderando una prestazione convincente con un gol per tempo. Vero, è stata una bella partita in generale e noi questa volta abbiamo approcciato bene. Del Via Regina di Coppa abbiamo fatto bene il primo tempo, molto bene. Il rammarico è che a parte il gol per tempo potevamo arrotondare un po' più il risultato vista poi il ritorno da loro. Il rammarico è questo, altrimenti ai ragazzi non posso dire nulla, abbiamo fatto bene con le giuste distanze, col giusto modo di attaccare contro una grossa squadra, perché loro sono una grossa squadra. Poi magari in queste partite infrasettimanali facciamo, tutti gli allenatori cercano di fare girare un po' tutta la rosa, per cui non so la formazione, i cambi, infortuni e quant'altro, però secondo me abbiamo fatto bene, mi porta a casa sia il risultato che la prestazione. Sabato si tornerà subito in campo per il campionato e come stavamo dicendo in fase di telecronaca, nel giro di una settimana affronterete la terza squadra di Civitanova contro lo United, pure sarà una partita da preparare bene e da prendere con le pinze. Sì, lo United adesso è una squadra che non ha mai perso, è lì in classifica.
E sì, affrontiamo la terza cittadinovese, viva il campanilismo tra Macerata e Civitanova, ma al di là di tutto dobbiamo cercare di portare avanti questi risultati che stiamo facendo, perché ci porta morale, perché ci permette un attimo di toglierci un po' quelle insicurezze che qualche risultato ci ha portato, perché le due sconfitte in casa ci hanno un po' buttato a terra. Però lo dico sempre, questo è un percorso, dobbiamo continuare in questa maniera qui, campionato e coppa, cerchiamo sempre di fare il massimo e partita per partita. È un campionato davvero duro, perché i risultati di ogni sabato lo dimostrano, ci sono sorprese, ci sono squadre che perdono, che vincono, per cui bisogna dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Bene, grazie mille mister. Grazie a voi. Ci ha raggiunti Mattia Grassetti, tecnico del Santa Maria Apparente. È arrivata una sconfitta in questa sfida di andata con l'Elvia Recina, pagate qualche piccola disattenzione difensiva, ma nel complesso abbiamo visto una squadra solida e che ha avuto un buon numero di occasioni per pareggiare la partita. Sì, abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare la partita, però non mi è piaciuta la squadra nel primo tempo. Avevamo provato una soluzione nuova oggi, ma dobbiamo sicuramente lavorarci. Avevamo avuto nonostante tutto l'occasione per raddrizzare la partita, però purtroppo i rigori si possono sbagliare, quindi non succede nulla. Bravo anche il portiere loro. Nel secondo tempo invece siamo partiti bene, abbiamo avuto diverse occasioni, una subito con Biagiola per pareggiare la partita, e poi purtroppo regaliamo il 2-0 con un nostro errore anche sia del difensore che del portiere. Però ripeto, abbiamo la partita di ritorno sicuramente per poterci rifare. Ecco, tanti spunti dai quali ripartire anche in vista della prossima partita di campionato, un campionato dove, ricordiamo, in questo avvio state facendo molto bene, infatti siete in testa. Sì, siamo partiti bene, però ripeto, la strada è ancora molto lunga, sono passate solo 6 giornate di campionato, quindi parlare adesso è molto molto presto. Però sì, continuiamo a lavorare, di sicuro una sconfitta può anche farci bene, quindi da giovedì ci rimettiamo subito al lavoro per preparare la partita di sabato, che sarà molto molto difficile. Bene mister, noi la ringraziamo e rinnoviamo il nostro grande in bocca al lupo a tutto il Santa Maria Apparente. Grazie, crepi il lupo, buona serata.